Eder. Mech. Pallister. Siamo a Saltara, Monte Maggiore al Metauro. In una tragica notte tra il 6 e il 7 settembre, Ana Cristina Duarte Correa, di 38 anni, è stata brutalmente uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazione a Saltara, in provincia di Pesaro Urbino. Di origini brasiliane, Ana Cristina viveva insieme al marito e ai loro tre figli, che purtroppo erano presenti al momento del delitto. Un grido inascoltato, le violenze non denunciate. Solo pochi giorni prima del tragico evento, Ana Cristina aveva confidato ai carabinieri di essere vittima di violenze domestiche. Tuttavia, per motivi non del tutto chiari, aveva scelto di non formalizzare una denuncia contro il marito. Questo nonostante le autorità avessero attivato il codice rosso, una procedura d'urgenza per tutelare le vittime di violenza domestica. Dopo che il marito aveva denunciato il suo abbandono del tetto coniugale il 2 settembre, quando i carabinieri l'avevano rintracciata, Ana Cristina aveva descritto le violenze subite, ma aveva rifiutato di presentare querela. Questo aveva spinto la Procura della Repubblica di Pesaro a indagare ulteriormente, cercando di capire le ragioni dietro la sua riluttanza a denunciare formalmente le aggressioni. La notte dell'omicidio, la tragedia si è consumata quando Ana Cristina è tornata a casa, apparentemente senza avvisare le forze dell'ordine. Quella notte, un violento litigio è scoppiato tra i coniugi, culminando nell'accoltellamento della donna davanti ai loro figli. Ana Cristina è stata colpita più volte all'addome ed è stata trasportata in eliso corso all'ospedale civile Torrette di Ancona, dove purtroppo è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Immediatamente dopo l'omicidio, i carabinieri della compagnia di Fano si sono messi sulle tracce del marito, che aveva tentato di nascondersi in un terreno vicino, al buio. L'arma del delitto, un coltello a serramanico, è stata sequestrata durante le indagini condotte dai militari del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino, che hanno eseguito rilievi nell'abitazione ora sotto sequestro penale. Il marito, di 54 anni, è stato arrestato e condotto alla casa circondariale Villa Fastigi di Pesaro, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Una vita raccontata sui social. Ana Cristina era molto attiva sui social media, dove condivideva foto e pensieri, spesso accompagnati da frasi significative. Tra queste, una citazione recitava: «Gettami ai lupi e tornerò guidando il branco». In un altro post, esprimeva la sua forza e resilienza: «Penso che in tutta la vita ne ho passate di cose. Però quello che non sanno è che io tornerò sempre, come la fenice risorgo sempre dalle ceneri». Queste parole oggi risuonano come un tragico testamento della sua lotta interiore e della sua volontà di resistere nonostante le avversità. La comunità è sotto shock per questa terribile perdita, e molti si interrogano su come si sarebbe potuta evitare una simile tragedia. La vicenda di Ana Cristina Duarte Correa lascia un segno indelebile e pone ancora una volta l'accento sull'importanza di prendere sul serio le denunce di violenza domestica e di offrire un supporto adeguato alle vittime. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.